Questa, signore e signori, che vedete inquadrata, è la famosa antenna da cui Radio Antenna 2000 prese il volo nei primi anni del 90 o tra 87 e 88, non ricordo bene. L'inquadratura non è perfetta perché siamo da lontano, stiamo zoomando con un telefonino, quindi la qualità è quella che è. Chiaramente questa antenna è ancora qui, in località Madonnella di Mongrassano. Cerchiamo di zoomare meglio. Molti anni fa, quando è stata costruita, ospitava il mitico 93.8 di Radio Antenna 2000, la frequenza era quella, che poi fu, per vie non tanto ordinate, trasferita ad altre emittenti e finì nelle mani di una non ben definita radio che c'è ultimamente, di cui non vogliamo fare il nome per non fare pubblicità, chiaramente. Diciamo che da queste montagne sperdute che state vedendo nacque questo segnale che era il 93.8 che copriva tutta la buona parte della provincia di Cosenza, non diciamo tutto perché sarebbe dire troppo, insomma. Adesso vi faremo vedere, appena abbiamo il tempo di girare con i nostri mezzi potentissimi, vi faremo vedere poi la zona che era coperta da questa antenna, magari che man mano che scendiamo vi preghiamo di guardare bene l'immagine perché vedete proprio la Valle del Crati che è di fronte a noi. Da qui si godeva il panorama di tanti paesi, tra cui l'ex cavallerizio di cui ci occuperemo più avanti, Cerzeto, San Martino, Rota Greca, Lattarico, Montalto, San Vincenzo La Costa, Cosenza, Rovito, Spezzano, Celico, Zumbano, tutti quei paesi che venivano coperti da Radio Antenna 2000 appunto in quegli anni con potenze che andavano dai 200 watt iniziali fino a oltre 1000 watt di potenza effettiva. Qui abbiamo adesso la panoramica un po' sotto della Valle del Crati e quindi adesso scendiamo perché qui c'è un'altra cosa da vedere che praticamente è cosa molto importante. Questa è la strada che abbiamo percorso poco prima e questa è la statua che è stata vittima di un atto vandalico. Ricordiamo che questa statua aveva, c'era una Madonnina inizialmente, la prima non l'abbiamo filmata, questa è la seconda, che è stata messa qui da un illustre mongrassanese di nome Francesco Argondizzo. Questa statuina, appena è stata messa qui, è stata distrutta praticamente da vandali e poi subito dopo rimessa, per fortuna, eccola qui adesso. E questa qui si può vedere salendo sulla montagna, appunto, sulla strada che va nella montagna di Mongrassano, che va poi alla famosa Aia del Vento, che noi conosciamo molto bene, un'altra zona molto bella del centro abitato di Mongrassano. L'antenna che abbiamo visto prima è qua sopra, adesso non si vede. Questo qui invece che vedete sotto è l'abitato di Mongrassano, chiaramente Mongrassano paese, il paese che ci ha dato i natali e che negli anni, nei primi anni dell'80 fino ai primi anni 90, qui in questo piccolo paese che non ha apparentemente senso, nacque per la precisione Radio Antenna 2000. Consideriamo che predecessore del marchio di Radio Antenna 2000 fu un gruppo che si chiamava Le Anime del 2000 che suonava e cantava prima di noi. Un po' il 2000, diciamo, è stato uno dei l'anno trascinatore di tutte queste attività che si sono fatte qui in questo piccolo paese che ormai è ridotto all'osso, diciamo, ci saranno rimaste forse 500-600 persone. Siamo andati via tutti, chi per un motivo, chi per un altro, verso nuove mete. Però vederlo è sempre uno spettacolo molto particolare. Anzi, devo dire che negli anni è diventato più affascinante, forse perché ci sono più erbe che lo coprono da qua sopra. Quando venivamo noi a riparare le antenne di 2000, tutta questa vegetazione non c'era e la viabilità era sicuramente migliore di adesso. Dobbiamo dire che oltre a Mongrassano qui non si vede bene perché, ripeto, siamo dotati di un telefonino, ma c'è un panorama veramente meraviglioso che va dalla Valle del Crati fino alla parte del mare Ionio, chiaro che così non si distingue, ma
abbiamo molto da vedere. È un'immagine molto bella, così qualcuno che la vedrà dall'altra parte del mondo potrà venire qui, chi lo sa, a fare una vacanza, a vedere anche il cavallerizzo che non c'è più, che da qui ormai non si vede neanche, che è stato ricostruito in un altro luogo.